Eccoci qua in diretta, puntuali veramente come un orologio svizzero. Buonasera a tutti e benvenuti a questa diretta su tante piattaforme per la presentazione del libro che racconta le vittorie di 40 anni di attività di Lega Ambiente, La nostra Italia. Un libro che davvero ci racconta come un corpo intermedio, così può essere definito un'associazione, che lavora attivamente, che funziona, è in grado di cambiare in meglio un paese, una nazione. Sono 40 anni di attività che hanno portato a delle vittorie che forse non ci sarebbero state senza l'impegno di tantissime persone, a partire dai dirigenti di questi 40 anni di Lega Ambiente, con i quali questa sera parleremo. Ma vorrei iniziare dando la parola al curatore Enrico Fontana, giusto per inquadrare questo libro e i suoi contenuti. Ciao, eccolo qua. Ciao Enrico. Ciao, bentrovato e bentrovato a tutti. Beh, Allora. insomma, questo è un po' come la storia di Lega Ambiente, un'opera collettiva e nel suo piccolo temeraria. Sono 264 pagine, 80 autori, diamo qualche numero così giusto per dare idea della dimensione del libro, 28 interviste ad altrettanti compagni e compagni di viaggio, per non fare torto a nessuno, non ne citerò nessuno. Ma ci sono magistrati, leader sindacali, imprenditrici di successo, scienziate che hanno accompagnato questi 40 anni di attività associativa. La cronologia che è stata curata da Francesco Ottaviani, come tutte le opere collettive, non sarebbe stata possibile senza la collaborazione di Luisa Calderaro, di Francesco Lojacono, il direttore di Nuova Ecologia, che sta curando questa diretta, di Fabio Dessì. Il progetto grafico è di Emiliano Rapiti, la copertina è di una giovane illustratrice di successo, anche Nicola Valentina Maria. Vinci, che ha fatto anche copertine importanti per magazine italiani. Raccontavo appunto in estrema sintesi, ecco, per dare un'idea, ci sono 33 voci del vocabolario del cambiamento, dall'abusivismo al volontariato. Questo dà un po' un'idea dei temi che Lega Ambiente ha affrontato in questi 40 anni. Poi, come dicevi giustamente tu, l'idea di Stefano Ciafani dall'inizio era quello di provare a raccontare 40 anni di vittorie. Ci abbiamo messo un anno di lavoro per arrivare a questo risultato. Non è Avete banale, è un potuto piccolo libro di scremare storia in tante fondo. vittorie. Abbiamo dovuto raccontarle in grande sintesi. Durante la sintesi è venuto un libro abbastanza importante anche come volume di pagine. Si apre con la premessa del presidente di ora, Stefano Ciafani, e poi abbiamo chiesto a quattro dirigenti che hanno avuto responsabilità e che hanno ancora un legame molto forte con Lega Ambiente, fanno parte degli organismi dirigenti dell'associazione ancora oggi, di raccontarci come hanno vissuto e condiviso questa responsabilità. Molte cose forse non si sanno, ma leggendo il libro si scoprono, soprattutto per i più giovani. Ah, l'ultima cosa che voglio dire è anche un libro che attraversa le generazioni, anche in chi l'ha scritto. Si va da Massimo Scalia, Gianni Mattioli, leader storici del movimento antinucleare e dell'ambientalismo italiano, appunto a Luisa Calderaro, che è la responsabile ufficio stampa, Mattia Lolli, che ha scritto La voce sul volontariato. Quindi è anche un racconto delle generazioni che hanno fatto questa comunità che è Legambiente, che ho la fortuna di conoscere da un po' di anni, e appunto per questo mi è stato chiesto di curare questo libro. E quello che colpisce è vedere come tante battaglie che sono arrivate oggi finalmente ad avere visibilità, tra virgolette, al grande pubblico, l'associazione le abbia iniziate veramente tantissimo anni fa. Penso per esempio alla plastica, alla lotta per la riduzione, ai cambiamenti climatici, non ne parliamo, insomma, temi che Legambiente affronta a 360 gradi da tantissimo. Ah, ma forse non tutti sanno che quando ha cominciato a fare le analisi delle acque di ballazione alla goletta verde, le ASL non le facevano, le USL allora addirittura erano. Quando ha iniziato a monitorare la qualità dell'aria al Trano Verde, le centrali di monitoraggio nelle città non ce n'erano. È sempre arrivata un po' prima l'associazione. Vabbè, poi i vocaboli che sono entrati nella lingua italiana, il vocabolario italiano, come ecomafia, ecomostri, la definizione di terra dei fuochi. Questo è un po' il senso di questa comunità che appunto ha avuto anche un po' il coraggio, dicevo prima, un po' temeraria, di guardare avanti. È un libro che non parla solo del passato, perché in tutti i contributi raccolti c'è anche uno sguardo sul presente, anche sulla drammatica emergenza che stiamo finendo. L'abbiamo chiuso in redazione 2 giorni fa, quindi insomma è proprio freschissimo.
e al futuro, le sfide che abbiamo davanti ancora da vincere, che sono veramente tante. Infatti lo chiediamo anche a chi ci sta seguendo ora, ecco, chi volesse appunto può dare già un contributo diretto anche attraverso questa nostra pubblicazione per sostenere Legambiente per i suoi prossimi 100 anni, insomma tutti quelli che gli si può augurare di vivere insieme a questo paese, un paese che grazie a questo impegno è diventato migliore, questo si può dire. Cioè l'idea originale è stata questa, fare un libro che ci riuscisse a dare anche la forza, l'energia necessaria per essere consapevoli che in 40 anni delle cose le abbiamo cambiate. Se il paese è migliore di prima è anche grazie alle tantissime persone, i volontari, i circoli, i dirigenti, ne abbiamo citati, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato gli autori di tanti di queste persone, donne e uomini, che hanno fatto questa comunità, che appunto è una comunità nel vero senso della parola. Assolutamente, donne e uomini che l'hanno fatta grande da tutti i punti di vista, a partire dalla lungimiranza dell'aspetto dirigenziale dell'associazione, che davvero ha avuto tanti punti di vista in anticipo, una prospettiva scientifica tipica di questa associazione, non a caso poi è diventata l'associazione ambientalista più diffusa in Italia, un'associazione che vuole contaminare tutti i settori della società, un'associazione che non distingue l'uomo dall'ambiente ma ha una visione olistica, insomma tante cose che oggi finalmente sono diventate patrimonio di molti, ma che all'epoca, sto parlando di 40 anni fa, davvero erano poco diffuse. Ecco, questi valori sono veramente intrinsechi anche delle persone che sto per presentare. Io ti ringrazio Enrico, adesso vorrei ci raggiungesse, vorrei dar la linea a uno storico dirigente, volto, simbolo dell'associazione, Ermete Realacci. Ermete che è stato prima segretario generale dall'83 all'87 e poi presidente nazionale dall'87 al 2003. Insomma, ventennio. 20 anni di dirigenza, il ventennio ermetiano, insomma. Ciao Ermete, buonasera. Ciao Tessa. Allora, innanzitutto, vabbè, sono tantissime le battaglie che hai portato avanti, che hai vinto, prendiamone due, iniziamo dalla vittoria contro il nucleare. Innanzitutto, come hai fatto a portare tutte quelle persone in piazza per il referendum quando non c'erano i social, i telefonini, cioè come le hai convinte e come hai comunicato? Beh, innanzitutto vorrei introdurre una nota di tristezza in questa bella serata. Penso che tutti siamo d'accordo nel dire che siamo dispiaciuti perché ci ha lasciato un grande artista oggi, Ezio Bosso, un grande musicista, ma anche un uomo coraggioso, di quelli che aiutano a guardare anche lui davanti. No, io penso che ci sono molte cose, molte battaglie in cui la Legambiente c'è stata, e invece sono alcune battaglie in cui la Legambiente ha fatto la differenza. Il nucleare è una di queste. Nel nucleare la Legambiente portava un bagaglio di conoscenza scientifica molto forte. Anzi, se io devo dire una cosa positiva, Chicco Testa è stato molto importante nei primi anni della Legambiente, poi diciamo ha preso posizioni un po' diverse, non cambia l'amicizia, anche con lui. Non cambia l'amicizia, ma la distanza è notevole, però lui capì quando la Legambiente nacque dentro l'ARCI, era una cosa abbastanza diversa, che o diventava antinucleare, poi ha cambiato idea lui dopo, oppure non sarebbe esistita. Quindi ci fu un'alleanza con il Comitato per il Controllo delle Scelte Energetiche e la Legambiente era molto forte perché sapeva ragionare sul futuro di questo tema. Mattioli, Scalia, Cini, Pinchera, Cannata, Degli Spinosa, Silvestrini, tanti esperti, passavamo nottate a fare i conti e poi arrivò Chernobyl. E quando arrivò Chernobyl la Legambiente si prese la responsabilità di indire delle manifestazioni, anche non avendoci la forza da sola, ma sapendo che quello era il momento. Io penso che è assolutamente merito di Legambiente se l'Italia è l'unico paese europeo in cui si è fatta una grande manifestazione nazionale dopo Chernobyl, il 10 maggio dell'86, probabilmente la più grande manifestazione antinucleare d'Europa, è l'unico paese europeo. 200.000 persone, esatto, fu una missione enorme, bellissima. E a novembre, sempre Legambiente indisse il blocco di tutte le centrali nucleari italiane, non l'ha fatto nessun paese europeo. E l'anno dopo si vinse il referendum. Ecco, la Legambiente si prese anche la responsabilità di fare delle scelte che potevano andare anche male, tu dici come l'avete convinto. Poteva anche darsi che noi non avessimo capito
qual era il paese e che quelle cose andassero in un'altra direzione. Senza Legambiente sono andate nella giusta direzione. Ma questo anche perché Legambiente è un'associazione che sta tra le persone, che è di persone, non è un qualcosa di scollegato. È di persone, se posso dire una cosa irrituale, bisogna anche piarsi a volte la responsabilità di innovare, di cambiare e di rischiare. Senza rischio e senza innovazione non c'è cambiamento. Legambiente in molti campi l'ha fatto, adesso qui c'è Fontana, no? Io ricordo benissimo quando con Mario Di Carlo mangiamo una pizza, non ricordo quale pizza, per convincere Fontana a lasciare un lavoro in cui era molto pagato molto meglio, per venire Legambiente a istruire sull'ambiente e legalità. Ce ne occupavamo anche da prima, Legambiente si costituì parte civile al maxi processo di Palermo, con respinti per aver cercò di costituirsi, e poi fece il rapporto con mafia e poi ha portato, diciamo, in porto finalmente nella passata legislatura, e sono orgoglioso di essere il primo firmatario, la legge sugli ecoreati. Ricordiamoci che prima di questa legge non esisteva il reato di inquinamento ambientale, si chiamava getto pericoloso di cose, per capirci. E quella legge, per esempio, è stato un risultato importante. Aggiungo che quella legge permette, come dichiarava la Camera in occasione dell'approvazione, di semplificare. Proprio perché hai delle norme molto forti in difesa dell'ambiente, devi sburocratizzare. Assolutamente. Hai parlato di una tua attività che è partita sia come dirigente di Legambiente, quindi contro le mafie, e è culminata poi nell'attività politica. Stesso discorso lo possiamo fare per la tua attenzione verso i piccoli comuni. Tra l'altro ci stanno anche scrivendo alcune persone: ciao a Legambiente da Bosa, uno dei borghi più belli d'Italia. Sarà lo storico Vitale, il barone verde della Legambiente, che ha guidato tante manifestazioni in bicicletta su un velocipede bellissimo. Non so se è in grado di inforcarlo ancora. Diciamo, certo, anche quello fu un'innovazione. Cioè, così come l'attenzione alla legalità, alla legge sulle ecoreati, eccetera, anche l'iniziativa sui piccoli comuni, sulla piccola grande Italia, che senza Legambiente non sarebbe arrivata la legge, anche lì io sono il primo firmatario, fu un'innovazione. Nessun paese d'Europa, del mondo, ha un'associazione ambientalista che si occupa di piccoli comuni. Noi l'abbiamo fatto, con qualche mugugno interno, perché poi qualche lite con qualche sindaco ci poteva essere anche in giro, ma noi avevamo ben chiaro una cosa, quella che dicevi tu prima, che non si salva l'ambiente se non ci sono comunità, se non c'è identità, se non c'è bellezza. Langer aveva detto una volta una cosa di grande intelligenza come altre, lui aveva detto che la conversione ecologica sarebbe stata vincente quando sarebbe stata socialmente desiderabile. E oggi sappiamo che puntare sui propri comuni, sul territorio, è anche una maniera per uscire da questa crisi. Senza Legambiente questo sarebbe stato più difficile, e con Legambiente si è fatto un primo passo importante, c'è molto da fare. Abbiamo salvato, per capirci, gli uffici postali, ma ci sono altre 30 cose che vanno fatte. Assolutamente, 40 anni di battaglie e altri 40-100 anni ancora che avremo da fare. Grazie Ermete. Grazie a te. 40 anni e non le dimostra, guardate Ermete, e hanno ragione. Grazie mille. Adesso vorrei passare a Chicco Testa, presidente dall'83 all'87. Ermete mi ha già, eccolo qua, ciao, buonasera. Ermete ha già anticipato la domanda. Allora, presidente di Legambiente con la vittoria storica del referendum dell'86, poi però ti ritroviamo nel 2011 come presidente del forum nucleare che invece promuoveva la costruzione di centrali nucleari. Cos'è successo nel frattempo tra queste due presidenze? Non ti sentiamo, abbiamo problemi di audio, non so se dipende forse dal monitor, dal computer o dal cellulare che stai utilizzando. Avevo chiuso la... Perfetto. No, mi piacerebbe ricordare tante altre cose di questa nostra vita insieme. Io ho sempre fisso nella mente quello stanzone via Beccaria dove abbiamo cominciato in 3 o 4 persone, poi vengo alla tua domanda. E ce ne sono tanti che ricordo veramente con affetto, Ermete naturalmente, Antonio Ferro che stava in ufficio con noi, Carlo Degano che è stato il primo tesoriere,
Paolo Gentiloni, che adesso ci sorveglia da lassù. A proposito di nucleare, pensate che Paolo stava in vacanza in Francia, no? E dopo 3 o 4 giorni lo chiamammo e dicevo una manifestazione e lui disse: perché, cos'è successo? Perché in Francia nessuno aveva parlato, i giornali francesi non avevano, diciamo, parlato di Chernobyl, per capirci, no? E anche alcuni di quelli che purtroppo se ne sono andati e che sono stati vicinissimi a Lega Ambiente, penso a 2 personaggi come Giuliano Cannata e Giovenale, e Tiezzi e tanti altri, poi ne dimenticherei sicuramente qualcuno, per cui lascio stare. E in quella stanza dove abbiamo cominciato tutto, oggi facciamo i conti, siamo arrivati alla 3ª generazione di dirigenti di Lega Ambiente, diciamo quella storica che ho appena citato, poi la generazione di Fernandez, della Seta, di Togliatti, che sentite dopo, e adesso questi giovanotti che stanno facendo molto bene, e nessuno di noi avrebbe scommesso di essere ancora lì a festeggiare 40 anni di Lega Ambiente e le tante cose positive che abbiamo detto. Ricordo tra le anticipazioni, perché me l'ha chiesto qualcuno in questi giorni, che abbiamo fatto anche la prima manifestazione a favore della bicicletta, si chiamava Roma su 2 ruote, doveva essere l'82 o l'83, oggi leggevo che danno l'ecobonus per comprare la bicicletta, e poi c'è invece un dispiacere che avevamo fatto anche un'associazione un po' colpa mia, perché non ci sono riuscito, che doveva piantare alberi, no? Cosa che 20 anni fa ancora, e purtroppo poi non siamo riusciti a svilupparla come avremmo voluto. Ma vengo al nucleare, cosa è successo? È successo, dico francamente, che è esploso l'effetto serra e che io ho letto Lovelock, il quale guru infinito del mondo ambientalista, il creatore della teoria Gaia, diceva: il rischio effetto serra è talmente grande che tutte le fonti che possono combattere questo effetto devono essere mobilitate, anche il nucleare, no? E io penso che ci sia una contraddizione, cioè se tu veramente pensi che il riscaldamento del pianeta, il possibile effetto serra, sia la madre di tutte le battaglie, beh, tutti gli altri rischi sono, diciamo, di alcune scale di grandezza inferiori. Io di tanto in tanto mi chatto con Ferrante, ci pigliamo un po' per i fondelli l'uno con l'altro, no? Ieri leggevo che hanno inaugurato in Arabia Saudita una centrale molto grossa nucleare. Mi sono fatto due conti rapidamente, è una centrale in grado di produrre l'energia pari a un numero di pannelli solari doppio della regione, della superficie della regione toscana. Cioè, per produrre la stessa energia bisogna mettere a terra un numero di pannelli solari pari al doppio della Toscana. Naturalmente è una scelta discutibile, ma io vorrei concludere. Quindi non hai cambiato opinione, insomma. Certo che ho cambiato, ho scritto un libro per spiegare perché ho cambiato opinione. Non è che non hai ricambiato opinione. No, ho fatto ricambiato opinione. Io credo che sono state dette molte cose positive, l'approccio scientifico, eccetera, eccetera. Io mi arrabbio solo con Lega Ambiente di tanto in tanto, non molto per la verità, quando non è completamente coerente in questo suo approccio. Qualche volta c'è bisogno di lisciare il pelo anche a qualcuno che magari bisogna tenere buono e dice delle fesserie. Ma spero che non perda mai quello spirito laico di confronto e di tolleranza che l'ha sempre contraddistinta e che ha fatto veramente la differenza. Se io vedo, Lega Ambiente è diventata l'associazione più importante in Italia. Alcune delle altre associazioni hanno fatto veramente, io mi ricordo, noi invidiavamo la storia di Italia Nostra. Oggi Italia Nostra è un'associazione minoritaria, sembra quasi un gruppuscolo dell'estrema sinistra. Il WWF non è mai riuscito a diventare un'associazione globale dal punto di vista ambientale, e invece Lega Ambiente si è affermata come una grande associazione nazionale multitematica. Era giusta, noi capimmo una cosa, due cose capimmo. Uno, quella che Ermete citava citando Langer. Io mi ricordo che chiusi la mia relazione al congresso di Perugia, credo che fossimo a Perugia, dicendo: magari noi non sapremo distinguere una specie volatile dall'altra, cosa in cui erano specialisti gli amici del WWF, ma abbiamo ben presente
che per difendere l'ambiente bisogna amare gli uomini e bisogna che gli uomini siano felici nel difendere l'ambiente, che le ingiustizie diminuiscano, eccetera, eccetera, eccetera. E capimmo che bisognava mescolare i temi dell'ambiente con il contesto industriale, con le realtà urbane, no? E non invece essere i quattro che così rimpiangevano l'Italia com'era o si occupavano esclusivamente per l'appunto dei volanti. Diciamo così. Assolutamente, un'associazione multidisciplinare, un'associazione capace di dialogare e confrontarsi con tutti. Grazie mille. Tanti auguri a tutti. Grazie. Vorrei che la linea passasse a colui che è stato il direttore generale dal 95 al 2007, Francesco Ferrante. Francesco, che buonasera. Eccolo qua, buonasera Francesco, sei sempre con l'iPad nel verso all'incontrario? Nel verso sbagliato, sì. Perfetto, quindi spostati un pochino sulla tua destra così ti vediamo meglio, perfetto, così sei bellissimo. Allora Francesco, ci sono anche con te, ci sarebbero tantissime cose di cui parlare, volevo affrontare due temi che hai portato avanti sia nella tua attività di direttore di Lega Ambiente che come politico. Allora, battaglie contro le fonti fossili e battaglie a favore delle rinnovabili. Sì, le rinnovabili, mi collego a quello che diceva Chicco, è vero, noi ogni tanto ci pigliamo in giro chattando sui telefoni e ieri lui appunto mi raccontava questa cosa dell'Arabia Saudita, sostenendo quindi l'impossibilità secondo lui di fare solo rinnovabili e dover ricorrere al nucleare perché altrimenti appunto avremmo invaso tutta la Toscana. Io gli ho detto: ma allora pensi che i tedeschi siano tutti idioti, Angela Merkel sia una sciocca, nel senso che proprio ieri succedeva che la Germania smantellava un'altra delle sue centrali nucleari. Io penso al contrario, che quella nostra intuizione di 30 anni fa, ormai più di 30 anni fa, quando Hermete raccontò come noi siamo stati i protagonisti della battaglia antinucleare, avesse la sua conseguenza naturale nella battaglia per le rinnovabili. Noi abbiamo sempre sostenuto all'epoca, dopo la vittoria delle rinnovabili, che si sarebbe dovuto fare un grande cambiamento, transizione energetica. Allora lo dicevamo, siamo stati inascoltati per tanto tempo. Io ricordo che nel 2005 il direttore generale di Lega Ambiente fu invitato in una iniziativa dell'ONU a Pechino, dove c'era la fiera delle rinnovabili, e alla fiera delle rinnovabili io incontrai soltanto esperienze di altri paesi, della Germania, della Danimarca, della Spagna, e non c'era l'Italia. E questa era una cosa assurda. Noi diciamo: come, il paese del sole c'ha più pannelli solari l'Austria che non l'Italia. E quindi abbiamo sempre combattuto per avere un nuovo rinascimento rinnovabile, e io sono molto felice che poi, quando sono diventato per un periodo parlamentare, sono stato, diciamo, tra i protagonisti di quella riforma degli incentivi allora delle rinnovabili, che ha consentito dal 2007 in poi di cambiare la storia. Oggi in questo paese oltre il 40% di energia elettrica viene dal rinnovabile. È quello che sta succedendo in tutto il mondo, la transizione, la rivoluzione energetica è in corso, ed è quella un'intuizione che avemmo, la storia ci sta dando ragione, e sono molto contento di esserne stato parte, diciamo, in qualche maniera. Assolutamente, beh, quando un ambientalismo è basato su una visione, ripeto, olistica del sistema Terra e una visione scientifica, inevitabilmente si è in anticipo con i tempi e il cambiamento poi sarà inevitabile, come quello della plastica. Cioè, anche lì Legambiente ha iniziato negli anni 80 a parlare di utilizzo di plastica monouso, di plastica che doveva essere abbandonata, e poi tu nella tua attività politica sei riuscito a far passare un cambiamento normativo che ha messo al bando i sacchetti di plastica monouso, che è stata veramente una rivoluzione che poi è stata copiata in tutta Europa. Guarda, quella della plastica è proprio un fil rouge che ci accompagna sino adesso. Noi parliamo oggi, il giorno dopo il fatto che il governo ha rinunciato a mettere una plastic tax, quindi diciamo è l'anno dopo quando l'Europa ha fatto una direttiva contro
l'utilizzo della plastica segetta. Ed è una storia antica. Roberto Della Seta ha twittato in questi giorni le pagine Lega per l'Ambiente Notizie, si chiamava Lega per l'Ambiente, in cui Ermete diventava presidente dopo che le dimissioni di Chicco. E accanto alla presentazione del nuovo presidente Ermete Realacci c'era il racconto del convegno di Legambiente Plastica che fare. Siamo nell'87. Ed è stata una battaglia che ci ha accompagnato sempre, continuamente, ed è vero, hai ragione tu, io sono molto contento che ero ancora direttore generale, c'è stato un periodo in cui sono stato direttore generale di Legambiente e parlamentare, un intreccio fra politica e associazione che sto a essere delicato per la Legambiente, ma che ogni tanto bisogna anche pensare che è stato positivo. Ermete ha raccontato le sue battaglie in Parlamento, ecco, quel momento lì in particolare io ancora direttore generale dell'ambiente riuscii a ottenere nella finanziaria del 2006 quella che è stata una vera, un'altra piccola rivoluzione, lasciatemelo dire, il divieto dei sacchetti di plastica che non fossero compostabili. C'è stato poi bisogno di tanto altri decreti e decretucci per arrivare al vero e proprio divieto, ma quello è stato il momento di cambiamento. L'Italia per prima è stata non so se ho problemi io di collegamento o è Francesco che ha problemi di collegamento, penso sia più Francesco, se dalla regia mi danno un'indicazione, sì, è un problema di Francesco. Francesco, ti ringrazio, tra l'altro stanno arrivando anche tantissimi messaggi d'affetto nei tuoi confronti, mentre la regia mi passa Stefano, è tornato, eccolo qua, Francesco. Ecco, non mi avete perso? Scusate. Sì, ti avevamo perso. Stavamo dicendo sì che è stata una grandissima battaglia quella dei sacchetti di plastica. L'Italia è stata per una volta in volevo concludere soltanto con quell'intreccio positivo che su quella battaglia, che è stato anche su altro, deve essere anche nel futuro l'intreccio fra l'attività associativa e l'impresa più innovativa. L'impresa che spinge, che scommette sulla green economy, sulla economia circolare, come è stato sulla bioplastica e sulla chimica verde e in tanti altri settori, è quella la possibilità per questo paese di giocare al meglio e far vivere meglio anche i propri cittadini e le proprie cittadine. Grazie Francesco. Adesso vorrei fare un passo in avanti, nel senso, veniamo oggi con Stefano Ciafani, che ovviamente è il presidente attuale, ma sul tema della plastica volevo un attimo una sua riflessione. Ciao Stefano. Ciao Tessa. Bravissimi tutti che state tenendo i tempi, perché ci sono tanti interventi, quindi a tutti ho chiesto di essere rapidi e siete tutti rapidissimo. Allora, leggo un po' di messaggi perché sono veramente bellissimi. Barbara Meggetto ti dice: bella Legambiente, un pezzo di vita. Elisa Turiani: l'occasione perfetta per un rapido ripasso di storia legambientina. Ci voleva Legambiente a cuori, bravi. Ciao Francesco, peccato che tu non sia il governo, vabbè. Cioè, tanti bellissimi messaggi, ma volevo fare un punto un attimo sulla plastica monouso oggi, perché con il Covid, ahimè, la situazione da questo punto di vista può solo peggiorare. Non parlo soltanto di mascherine e di guanti, ma anche di una quantità di plastica monouso incredibile dai ristoratori, dai bar. Pensiamo soltanto al caffè che ti devono dare in un bicchierino. Sì Tessa, guarda, noi saremo purtroppo sommersi dalla plastica usa e getta nei prossimi mesi ed è uno dei motivi per cui abbiamo criticato fortemente il rinvio della plastic tax nel decreto rilancio. Cioè, il rilancio dell'usa e getta di plastica non serve un decreto, sarà nei fatti ed è veramente stato, come dire, profondamente sbagliato questo rinvio. L'usa e getta verrà utilizzato molto, c'è un assioma particolare, francamente non abbiamo capito bene per quale motivo l'usa e getta è più sicuro del riutilizzabile, anche perché l'usa e getta verrà manipolato insomma, negli esercizi commerciali, quindi insomma, francamente, quantomeno nella ristorazione non ne capiamo il senso. Ci sarà tanto usa e getta. Tanto per l'asporto purtroppo.
Assolutamente sì, quello, diciamo, su quello fortunatamente ci sono le alternative compostabili, insomma, c'è e questo diciamo, già è disponibile sul mercato, insomma sarebbe bene orientare, per questo l'inizio dell'entrata in vigore della plastic tax sarebbe stato molto utile a partire dall'estate, perché avrebbe orientato i consumi verso la plastica, l'uso e getta compostabile. Ci sarà tanto usa e getta sui dispositivi di protezione individuale, le mascherine e i guanti. Su questo i guanti, vabbè, saranno usa e getta, ma sulle mascherine è fondamentale fare quello che abbiamo fatto sui sacchetti per l'asporto merci. Bisogna promuovere il riutilizzabile prima di tutto. Tra l'altro ci sono aziende che si stanno facendo certificare dall'Istituto Superiore di Sanità delle mascherine che sono riutilizzabili X volte o all'infinito. Ecco, bisogna privilegiare quelle per cercare di ridurre l'usa e getta. Poi, per evitare quello che stiamo vedendo tutti, mascherine e guanti in tutte le strade di tutti i comuni italiani, bisogna fare le multe per i maleducati, perché altrimenti non ne veniamo a capo. Ma la strada contro l'usa e getta è tracciata. Che ne dica il governo che rinvia la plastic tax, l'Europa, oltre a non aver rinviato il Green Deal, non ha rinviato neanche le scadenze della direttiva sulla plastica monouso, che prevederà che nel 2021 tutti gli stati membri dovranno recepire quella norma. Indietro non si torna, e quindi insomma è bene lavorare per il riutilizzabile laddove possibile, ma per l'usa e getta compostabile, che è sicuramente di gran lunga più sostenibile dell'usa e getta tradizionale. Assolutamente, grazie Stefano, ci rivediamo dopo, perché adesso passiamo al segretario generale dall'87 al 93, la prima donna al vertice dell'associazione, Renata Ingrao. Renata, grazie. Durante i tuoi anni di Lega Ambiente ci sono stati due temi che, se vogliamo, apparentemente sono un pochino più lontani dal classico ambientalismo, dalla classica associazione, come si diceva prima, alla WWF. Innanzitutto una battaglia per la pace, cioè questo tema così profondamente connesso poi con il sistema pianeta Terra, che però può sembrare strano per un'associazione ambientalista, anche se così non è. Infatti, perché negli anni in cui io sono stata dirigente, intanto saluti a tutti i compagni, gli amici che si sono succeduti e quelli che verranno dopo, e a tutta la tribù di Lega Ambiente. E in quegli anni, dicevo, c'è stata la prima guerra del Golfo, che è stato un evento potentissimo, perché ci ha messo appunto, è stata la prima guerra che abbiamo visto in televisione, no? Si ricorderanno tutti. E la prima guerra del Golfo, è vero che apparentemente il pacifismo poteva essere non direttamente connesso con l'ambiente, ma in realtà in quel caso profondamente c'era in ballo anche la questione del petrolio, l'energia, quindi erano tematiche che intrecciavano molto anche le questioni strettamente ambientali e quelle su cui l'ambiente era in prima fila, come appunto la questione delle scelte energetiche. È stato un impegno molto forte dell'associazione, perché in quel momento la maggior parte, direi quasi la totalità delle associazioni appunto impegnate nel sociale e nell'ambiente si sono sentite anche chiamate in prima linea su quel fronte, e poi è un fronte molto delicato, perché era la guerra contro l'Iraq che aveva invaso il Kuwait, quindi dire che eravamo per la pace non per la guerra ci ha esposto a essere quelli che sostenevano il regime che invadeva il Kuwait, e è stata una battaglia insomma molto faticosa, ma credo molto importante, in cui noi abbiamo cercato di far emergere anche le questioni più fortemente ambientali. Un altro tema su cui ti sei spesa molto riguarda l'Amazzonia, una battaglia ancora, ahimè, purtroppo in corso, dove all'interno della quale si svolgevano e si svolgono ancora tante piccole guerre, come quella oggi nei confronti delle piccole comunità, delle comunità indios incontattate, come quelle portate avanti da Kiko Mendes. Infatti io diciamo, ho avuto il privilegio, potrei dire, di vivere un'esperienza straordinaria di contatto con l'Amazzonia e con quello che si consumava.
perché noi, diciamo, come associazione molto nazionale, ma con uno spirito anche molto, no, il locale globale, quindi molto aperto al mondo, e ci siamo interessati particolarmente della vicenda dei Seringheiros, che erano le comunità, le popolazioni che vivevano in Amazzonia estraendo il caucciù, la seringa dagli alberi dell'Amazzonia, e che erano guidate da Chicoteles, ucciso poi dai latifondisti brasiliani, perché si batteva contro la distruzione della foresta amazzonica. Credo che nell'esperienza che noi abbiamo vissuto, sicuramente, diciamo, non di primo piano come ruolo dell'associazione, però molto emblematica di come noi anche sentivamo l'ambiente. Abbiamo scelto quindi il rapporto con i Seringheiros, che volevano vivere nella foresta, ma in una maniera sostenibile. Era un esempio di ecosostenibilità oltre che di giustizia sociale. E un po' quindi tutti i grandi temi di legambiente ci stavano. Assolutamente, è una visione a 360 gradi, una visione di una società più equa, più giusta, più sostenibile. Grazie a Renata per essere stata con noi. Adesso la parola al presidente dal 2003 al 2007, Roberto Della Seta. Roberto, buonasera. Ben ritrovato. Ciao Tessa. Roberto, con il quale vorrei affrontare altri due temi. Uno in particolar modo, un tema molto presente in tutti questi 40 anni di Legambiente, ovvero la lotta contro l'abusivismo. Non se ne poteva e non se ne può più, veramente. Un fil rouge della storia di Legambiente. Sì, noi quasi dall'inizio della nostra storia abbiamo scelto questo tema e questa battaglia come una delle nostre ragioni fondative. Del resto, in Italia il primo grande condono edilizio generalizzato risale ancora alla Prima Repubblica. Noi eravamo nati da 5-6 anni. Nel 1985 il governo, allora guidato da Bettino Craxi, varò il primo grande condono edilizio. E quelli erano anni in cui, per esempio... Questa è Punta Perotti, giusto? Questo è il Fuenti. Questo è l'hotel Fuenti, che cadde giù grazie molto alle nostre iniziative, alle nostre mobilitazioni nel 1999. E gli anni proprio tra il 99, quando riuscimmo ad ottenere l'abbattimento del Fuenti sulla costiera amalfitana, e il 2006, quando invece venne demolito un altro ecomostro, quello di Punta Perotti a Bari, che praticamente ha rubato per 10 anni il mare ai baresi, sono stati gli anni in cui questa battaglia è stata vinta, se non altro, nella opinione pubblica. Perché, lo stavo dicendo, all'inizio l'abusivismo edilizio era considerato quasi un comportamento, insomma, sì, magari illegale, ma un'illegalità di serie B. Legambiente è riuscita, credo, a convincere molti italiani, la maggioranza degli italiani, che l'abusivismo edilizio intanto coinvolge spesso la criminalità organizzata, ed è comunque un crimine, perché uccidendo il paesaggio, uccidendo la legalità, uccide anche la possibilità di una convivenza civile, di un vero progresso e di un vero benessere. Poi di condoni edilizi, dopo il primo dell'85, ce ne sono stati altri due, tutti e due varati da governi Berlusconi nel 94 e nel 2003, ma io credo che oggi, per esempio, nessun governo né di centrosinistra, ma nemmeno tutto sommato di centrodestra, anche se ogni tanto, soprattutto da parte del centrodestra, emergono tentazioni di questo tipo, avrebbe, non so se il coraggio, ma certamente la forza di far passare una misura del genere. L'abusivismo esiste ancora, ma certamente nella coscienza degli italiani la battaglia per farlo intendere come una grande illegalità, come un grande problema di inciviltà, credo che l'abbiamo in gran parte vinta. Questo proprio perché è stato spronato un cambiamento culturale, e questo è quello che rende anche Legambiente un'associazione così diffusa e così longeva, è anche il fatto che porta delle innovazioni nella visione della società, e per farlo ci vuole anche una sorta di filosofia alle spalle, un'innovazione filosofica. Un po' per esempio come quella che hai portato tu al concetto di patria, perché, voglio dire, hai portato un'innovazione, un punto di vista di,
diverso, filosofico, che l'ha allargato a una platea più ampia. Ma guarda Tessa, lo diceva prima Ermete Realacci, una delle caratteristiche credo più originali e anche più utili di Legambiente è sempre stata nella sua capacità ogni tanto di spiazzare anche il suo mondo. La parola patria fino a pochi decenni fa nel mondo insomma dal quale noi veniamo, nel mondo progressista, nel mondo della sinistra, era una parola quasi impronunciabile perché evocava nazionalismo, evocava insomma un passato che sappiamo essere stato proprio nel segno dell'idea di nazione, un passato anche tragico. Noi abbiamo cercato a un certo punto, verso la fine degli anni 90, di ragionare sul fatto che senza un'altra idea di patria, un'idea di patria come un primo tessuto di convivenza che naturalmente deve essere aperto al resto del mondo come radice anche culturale che ci fa solidali uno con l'altro, persino i problemi dell'ambiente faticavano a venire risolti. Noi certamente diciamo la figura che più di tutte in Italia ha consentito, ha favorito questa svolta è stata la figura di Carlo Azeglio Ciampi. Ciampi quando divenne Presidente della Repubblica nel 1999 quasi subito, lui era un grande azionista quindi veniva dalla cultura della sinistra laica, ha cominciato a battere sul tema del patriottismo come un elemento che doveva tenere insieme tutti gli italiani a prescindere dai loro orientamenti politici. Ecco, senza avere la pretesa di dire che noi anticipammo Ciampi, però tre anni prima noi nel 96 organizzammo a Roma un convegno che si intitolava Voler bene all'Italia. Voler bene all'Italia poi è stato il titolo di nostre campagne, in cui sostanzialmente andavamo in quella direzione, e io credo che quella fu una grande intuizione. Oggi naturalmente l'idea che il valore dell'appartenenza a una stessa comunità, in questo caso una comunità di patria, sia un valore importante anche nell'interesse e nel senso del progresso, è un'idea abbastanza condivisa, ma ti assicuro e vi assicuro quelli che magari sono più giovani e quindi non hanno vissuto altri anni, che non è stato semplice far passare questa nuova sensibilità, che però aveva, e chiudo, radici tra l'altro profonde, perché una delle prime cose che noi, uno dei primi temi, dei primi riferimenti su cui noi ci appoggiamo per sostenere questa nostra idea erano per esempio le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, che spesso erano comunisti, quindi erano persone che politicamente, ideologicamente avevano idee opposte a qualunque idea nazionalista, ma che nelle loro ultime lettere alle famiglie dicevano con molto candore, con molta trasparenza, che in realtà loro si stavano battendo certamente per i valori della solidarietà, dell'equità, ma si stavano battendo prima di tutto come italiani. Certo, un abbraccio a te da tutta a voi e tanti auguri a Legambiente. Aspetta, ti stavo leggendo un po' di messaggi. Un abbraccio a te da tutta la Toscano Family. Questo è Salvo Toscano, voler bene all'Italia, bravo Roberto Della Seta, a Carmine Maturo, insomma anche tu hai ricevuto tutti tantissimi amici, messaggi e complimenti, grazie Roberto. Adesso grazie a voi, grazie Tessa, ciao. Vorrei ripassare la parola a Stefano, perché se Roberto è certo che in Italia nessun governo potrà proporre ancora un condono, io ho i miei dubbi, non so, tu come la vedi Stefano? Ma noi abbiamo sempre, come dire, la guardia alta, perché insomma il rischio c'è sempre, dalla regione Sicilia alla regione Campania che cercano di, tra virgolette, risolvere il problema dell'abusivismo storico, anche a quello che è successo insomma anche all'inizio di questa legislatura, insomma il governo giallo-verde per risolvere il problema dei ritardi della ricostruzione ad Ischia ha fatto un condono che riguarda quel territorio, tanto per fare un esempio. Però diciamo oggi oggettivamente la battaglia culturale di cui parlava Roberto c'è, insomma Enrico Fontana all'inizio diceva tra i termini coniati dall'Legambiente c'è anche Ecomostri che sta nello Zingarelli. Sotto questo punto di vista abbiamo sfondato, abbiamo fatto abbattere tanti ecomostri,
tanti ecomostri che deturpavano le coste, oggetto dei nostri blitz di Goletta Verde. Ci sono ancora 20.000 costruzioni abusive che si sono costruite lo scorso anno in base al all'ultimi dati del rapporto Ecomafia. Ecco, noi abbiamo sempre lavorato per costruire alleanze trasversali, per non stare da soli. Questa è una di quelle vertenze in cui ci siamo sempre sentiti troppo soli. Abbiamo fatto battaglie contro l'abusivismo con qualche magistrato, con qualche sindaco, pochissimi, ma questo tema purtroppo non paga elettoralmente. Sul territorio ovviamente le costruzioni abusive si fanno e lo vedono i sindaci o gli assessori. Lo si vede anche in Parlamento e questa è una, diciamo, una norma per velocizzare gli abbattimenti degli ecomostri, sarebbe molto molto importante. Bisogna togliere la competenza ai comuni, perché la lotta all'abusivismo edilizio è vittima del ricatto elettorale. I sindaci che vogliono fare gli abbattimenti o non vengono rieletti o vengono minacciati o perdono la maggioranza in consiglio comunale. Quindi bisogna centralizzare allo Stato queste competenze. Serve una legge per far approvare la legge sugli ecoreati. Ci abbiamo impiegato 21 anni, speriamo di fare molto prima per approvare una norma che centralizzi le competenze per abbattere gli abusi. Assolutamente. Angelo Di Marca sottolinea il fatto che in queste ore ci stanno riprovando qui in Sicilia, quindi bravo Stefano, il problema appunto non è risolto, quindi sempre attenti, sempre lì con le antenne dritte per capire i passi indietro che si possono fare. Grazie Stefano, ci rivediamo dopo, perché adesso ci avviciniamo al 2020 con Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale dal 2007 al 2015. Ciao Vittorio, buonasera. Ciao Tessa. Tutto bene? Benissimo, grazie. Come una delle caratteristiche di Lega Ambiente, come abbiamo ripetuto più di una volta, è sempre stata quella di anticipare i tempi, esatto. Cercare di rendere, di comunicare a tutti i temi che poi sarebbero diventati, tra virgolette, di massa dopo anni, se non addirittura decenni. Come per esempio la lotta per il clima. Durante la tua presidenza è stata fatta una grandissima manifestazione a Milano, sto parlando del 7 giugno del 2008, un po' un'anticipazione dei giovani di Greta che ora scendono in piazza. Una grande anticipazione, anche perché fu la prima manifestazione di massa per strada in Europa. Non ce n'era stata nessuna da nessuna parte e fu veramente uno sforzo di volontà dell'associazione. Noi mettemmo in piedi in quell'occasione una grande coalizione per il clima in cui davvero le forze ambientaliste erano in minoranza. Io mi ricordo ancora quel corteo, in realtà poi in piazza eravamo, nella strada eravamo quasi tutti vestiti di giallo, non è che gli altri avessero portato grandi masse, però fu un'occasione spettacolare, direi, per avere un percorso. Tant'è vero che poi quella coalizione per il clima è rimasta in campo, grazie alla tenacia di alcuni di noi, in particolare di Maria Maranò, che l'ha coordinata per tanti anni. È stata una forza d'urto fondamentale anche quando c'è stato i referendum acqua e nucleare 2011, e poi diciamo in modo probabilmente simbolico i miei 8 anni di presidenza che erano iniziati con una manifestazione per il clima di piazza, una manifestazione di piazza per il clima, sono finiti con un'altra manifestazione, quella del 29 novembre, la Global March del 29 novembre 2015 in occasione della COP 21, in cui grazie anche al lavoro che fecero Edoardo Zanchini e Rossella Muroni in quell'occasione, avevamo anche l'allora presidente della Camera Laura Boldrini a reggere lo striscione di testa, e in quel caso davvero c'erano tantissime altre associazioni. In 8 anni abbiamo visto veramente cambiare il paese su questo fronte. Un altro tema che hai lanciato con la tua presidenza è stato quello della Green Society, ovvero una società che piano piano deve modificare il proprio stile di vita in chiave green. Questo anche grazie oggettivamente ai prodotti e ai servizi più green che oggi ci sono. Comunque è questo di promuovere uno stile di vita a basso impatto ambientale. Sì, guarda, lo diceva Roberto Della Seta prima, Lega Ambiente vive perché si rinnova e rinnova continuamente, anche spiazzando il senso comune che si ha
dell'ambientalismo. Io devo ricordare che quegli 8 anni sono stati gli 8 anni della grande crisi economica, che in Italia, oltre ai disastri che tutti conosciamo, ha portato anche una fortissima innovazione sociale. Questi 8 anni sono nati tantissimi gruppi locali, che non sono solo quelli del NIMBY, ma sono i tanti, gli orti urbani di Via Padova a Milano, agli orti di Ponte Cagnano, agli amici della bicicletta, al car sharing, dove anche lì già nel decennio precedente l'ambiente si era espressa. Insomma, c'è stata una grande spinta all'innovazione, però con un'attenzione che per me è fondamentale in questo momento e che è davvero il valore aggiunto che oggi la Lega Ambiente può mettere in campo, che è quello dell'ambientalismo sociale. Quegli anni sono stati anche gli anni in cui sono aumentate le disuguaglianze a dismisura, sono gli anni che hanno investito con la cosiddetta emergenza migranti, la necessità di cambiare punti di vista, la necessità di vedere nel Mediterraneo qualcosa di diverso. Lì all'epoca abbiamo visto nel 2011-12 il grande ruolo che ebbe Giusy Nicolini nel 2013 con la tragedia del 13 ottobre, e la questione dei migranti, la Lega Ambiente si è trovata pronta, unica associazione ambientalista in Italia, a prenderla sul serio, a tenerne conto e a sviluppare su questo un'attenzione che non era solamente di solidarietà, era una grande attenzione ai territori. Voglio solo ricordare una cosa: noi nel 2012 era il Rio più 20, no? La scadenza dei 20 anni della conferenza internazionale di Rio, e noi la festeggiammo con un'iniziativa che si chiamava La Forza dei Territori, ed era l'attenzione che noi mettevamo all'innovazione sociale, alle persone che nei territori vivono, che poi sono anche i nostri circoli, sono le persone, i volontari che si scontrano sia con le illegalità ma con le vertenze, ma anche con le cose buone e positive da fare. E in quel caso noi aprimo un altro fronte, che era la centralità dei territori, che poi portò, forse te lo ricorderai, al treno verde del 2015, e fu soprattutto merito di Rossella Muroni quando inventò gli ambasciatori del territorio, che viaggiarono a bordo del treno verde e arrivarono all'Expo di Milano con un punto di vista sull'Italia radicalmente diverso da quello che maggioritario, diciamo, che usciva in quella sede. Infatti, Vittorio, stanno arrivando tantissimi messaggi. Quanti viaggi nei circoli lombardi, Barbara Meggetto, insomma, tanti stanno salutando da varie parti d'Italia per la dimostrazione di come ci sia un legame profondo appunto con i territori. Grazie Vittorio, buona serata. Grazie a te. E adesso passiamo a Rossella, appunto, con la Rossella Muroni, il primo presidente donna dell'associazione, direttore generale prima dal 2007 al 2015, poi presidente nazionale dal 2015 al 2017. Ciao Rossella, buonasera. Ciao a tutti, buonasera a tutte e a tutti. Ti sei messa questa maglietta per Chicco? Sì, perché siccome poi mi hanno spiegato che non eravamo tutti in contemporanea, quindi volevo farla vedere a Chicco Testa, però insomma gliela faccio vedere in differita. Eccola qua. Belle della Lega Ambiente. Un'immagine vale più di 1000 parole. Come stava dicendo adesso Vittorio, una delle caratteristiche della Lega Ambiente è quella appunto di estendersi, di contaminare, di affrontare nuovi temi, come per esempio quello appunto della crisi economica, o quello affrontato con te per esempio dell'emergenza del terremoto, dove la Lega Ambiente si è mostrata appunto accanto ai territori e alle persone. Beh, la Lega Ambiente era nel territorio, anche perché noi avevamo, mi ricordo che soprattutto nella scossa di ottobre, noi eravamo nell'assemblea dei circoli a Rispescia, e quando arrivò appunto la notizia della seconda scossa, quindi quella molto forte, noi soprattutto avevamo decine e decine di circoli coinvolti da cittadini in quella vicenda. E quindi prima naturalmente grande preoccupazione, e poi la necessità di accompagnare un pezzo di associazione che stava vivendo una tragedia enorme. Purtroppo quella tragedia peraltro continua, perché la ricostruzione è partita poco e in maniera molto lenta, e devo dire che i circoli della Lega Ambiente da subito hanno avuto la forza di
concedetemi questa espressione, mettersi in piedi e chiedere al nazionale dell'associazione di inventare un nostro ruolo. Allora, noi abbiamo avuto sempre le squadre di protezione civile specializzate nei beni culturali. Dal 1997 siamo stati l'unica associazione ad avere squadre di protezione civile e quindi questi straordinari professionisti volontari che hanno messo in salvo le opere d'arte, ma anche un lavoro con gli allevatori, con gli imprenditori locali, soprattutto i giovani e le donne che abbiamo aiutato a rimanere. Mi ricordo che da presidente ho firmato per acquistare un cagliatore per il latte, due vacche gravide, perché avevano bisogno, diciamo, di ripartire immediatamente, quindi noi raccoglievamo i soldi e compravamo per loro le cose che, di cui avevano bisogno. E poi questo accordo con il sindacato, con la Fillea, con gli edili, per trovare degli assi comuni per proporre una ricostruzione sostenibile a misura d'uomo, finalmente sicura. Quindi, insomma, un bel lavoro di azione e di cultura. E di ambientalismo sociale, come si usa dire. Ma esatto, nella tua presidenza ci si è anche un po' allargati, forse di più, a temi, per esempio, legati al mondo animale. Penso a Green Hill, grazie a un esposto della Lave di Legambiente, appunto, quei cani sono stati salvati. Un tema nuovo anche, se vogliamo, per l'associazione, che anche in questo caso non ha esitato però a esporsi. No, assolutamente. Venne da me Nino Morabito, che è uno dei dirigenti storici dell'associazione, mi raccontò e mi spiegò che avevamo l'occasione di essere davvero utili nella vicenda di Green Hill. Io devo confessare pubblicamente una cosa, tanti della Legambiente lo sanno, io ho paura dei cani, quindi insomma non è proprio la cosa più spontanea che mi viene da fare. No, ma diciamo ho dei miei traumi da piccola, ecco, mettiamola così. E quindi invece ci lanciamo in questa avventura. Devo dire, non solo grazie a Nino Morabito, Barbara Migetto, i circoli della Lombardia, passarono giorni e giorni su quella landa desolata davanti a Green Hill perché i forestali portavano fuori i cani e non li prendevamo, solo che la Legambiente non aveva, come le altre associazioni, dei propri canili o delle proprie strutture. Quindi che cosa facevamo? Call center a Roma e distribuivamo direttamente questi beagle presso le famiglie. Adozioni dirette che poi abbiamo dovuto monitorare nel tempo, è stata veramente una bella esperienza associativa. 1400 cani messi in sicurezza, decine di famiglie che si sono legate alla Legambiente e io poi non ho più avuto paura dei cani, perché il primo trasporto di cani che sono arrivati a Roma, Frank, uno dei ragazzi che è andato a prenderli in condizioni davvero eroiche, si è girato, è venuto verso di me, mi ha messo in braccio, mi ha detto: io ho fatto 16 ore di viaggio avanti e dietro coi cani, tu ne prendi uno in braccio. Ed è lì giustamente anche per te, Rossella, tantissimi messaggi di affetto, vatteli a leggere perché sono davvero molto belle, e in bocca al lupo per la tua attività politica. Abbiamo veramente bisogno di persone che fanno la differenza sempre, ma in questo momento storico forse ancora di più. Grazie davvero, Rossella. Grazie a voi e grazie alla Legambiente per tutto quello che mi ha dato e per quello che naturalmente ancora rappresenta per me. Veniamo ai tempi d'oggi, direttore generale dal 2018 ad oggi, Giorgio Zampetti. Giorgio, buonasera, benvenuto, l'anima scientifica della Legambiente di oggi. Sì, buonasera, ciao Tessa. Ciao Giorgio, buona serata. Allora, qui si unisce, diciamo, due frammenti di DNA della Legambiente, ovvero ricerca scientifica e innovazione. Iniziare a parlare di temi prima che se ne accorgano i media, prima che se ne accorga anche la magistratura, a volte penso per esempio alla Terra dei Fuochi, ma qui torniamo indietro nel tempo, un altro tema. Con te volevo parlare del tema petrolio e trivellazioni in Italia. Sì, beh, è una storia che mi ha accompagnato fin dall'inizio, quando sono entrato in Legambiente. Mi ricordo il 2007, quando nel congresso, che fu il mio primo congresso di Legambiente, dopo un intervento, ero allora presidente Legambiente Abruzzo, decidemmo di iniziare questa battaglia sul petrolio. Io, diciamo, per il mio ruolo e per la mia estrazione, anche diciamo di studi da geologo, insomma, fui assegnato immediatamente a questo dossier.
da quel momento partì una battaglia che fu fatta di tanti dossier, alcuni che hanno anche anticipato delle battaglie importanti. Penso al 2013, in cui denunciammo la storia di Ombrina, che forse ricorderete, è stata la piattaforma simbolo anche del referendum del 2016, che è stata poi, diciamo, un progetto su cui abbiamo vinto. E noi nel 2013 ricordo che mettemmo in fila una serie di dati, di elementi, studiando carte su carte, facendo accesso agli atti e degli studi molto, molto articolati, proprio pubblichiamo il dossier che si chiamava Ombrina Mare, storia di un'operazione insensata, in cui spiegavamo assolutamente come i dati alla base, diciamo, di questa estrazione petrolifera, della ricerca del petrolio in mare italiano, non fossero assolutamente sostenuti da quello che si diceva che era il modello energetico duraturo nel tempo. E da questo momento abbiamo iniziato questa lunga battaglia, che poi nel 2013 si è estesa ancora di più. Nel 2015 abbiamo lanciato una campagna internazionale su tutto il Mediterraneo che si chiama Stop Oil Drilling. Nel 2015, a fine anno, vincemmo la battaglia di Ombrina, e poi nel 2016 fu l'anno del referendum. Per cui, insomma, un'escalation continua. Una battaglia anche fatta a terra, voglio ricordare qui soltanto un episodio interessante che unisce due battaglie storiche della nostra associazione. Noi nel 2017 in Val d'Agri, grazie alla Lega Ambiente Basilicata, facemmo un esposto per uno sversamento di petrolio dai giacimenti della Val d'Agri, e quell'esposto, che si basava sulla legge sugli agroreati appena approvata nel 2015, un'altra battaglia storica dell'associazione, ha portato nel 2019 un arresto di 13 indagati. Per cui anche in questo caso, come due battaglie si sono unite e hanno portato poi di fatto a un'operazione molto importante. E ancora oggi continua, perché poi noi nel 2017 abbiamo lanciato una campagna per lo smantellamento delle piattaforme, quindi non contenti di fermare soltanto le estrazioni nuove, anche sullo smantellamento, e nel 2018 è stato pubblicato il programma italiano delle attività per le dismissioni di piattaforme offshore a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, una battaglia che va avanti anche insieme a Greenpeace e WWF, quindi anche insieme a altre associazioni. Ora stiamo combattendo sul fronte ancora del mare italiano e del Mediterraneo, stiamo ancora impegnati sul mare siciliano, dove abbiamo vinto una battaglia contro l'ampliamento del progetto Vega di Edison e di Eni, ma stiamo ancora continuando ad andare avanti. È chiaro che la battaglia continua. Mi piace pensare che in questo momento questa battaglia continua anche in nome della battaglia contro il clima e per il clima, anzi in favore del clima, quindi anche una battaglia positiva. E da questo punto di vista voglio invitare i tanti giovani dell'associazione che stanno conducendo in questo momento la campagna Change Climate Change, una campagna appunto per il cambiamento climatico. E quindi, insomma, è la testimonianza di come l'ambientalismo scientifico e la mobilitazione possono essere trasmesse attraverso un'unica associazione, che è la Lega Ambiente. Assolutamente. Stesso modello per un altro tema di grande importanza, ovvero l'inquinamento da plastica, prevalentemente la plastica dei mari, inquinamento che voi avete iniziato in maniera scientifica a mappare, forse i primi, se non erro, no? Ma sicuramente sono stati i primi su vasta scala, nel senso che nel Mediterraneo c'erano alcuni studi fatti, alcuni enti scientifici che c'erano da tanti anni hanno iniziato a fare alcune prime ricerche, ma mancava, diciamo, quella denuncia più ampia, uno studio anche, diciamo, che arrivasse all'opinione pubblica in maniera molto forte. E questo monitoraggio l'abbiamo iniziato nel 2014 su Goletta Verde, questo grazie anche a un'idea dell'attuale vice direttrice, che è Serena Carpentieri, che ringrazio di questa cosa. E da quel momento abbiamo iniziato una campagna che è molto importante per due aspetti. Da una parte abbiamo iniziato a fare i dati sulle plastiche in mare, dati che poi sarebbero diventati negli anni anche dati, diciamo, al centro del dibattito mondiale, anche tantissime trasmissioni, ma anche di leggi di altre cose. Ma l'abbiamo fatto grazie a un'operazione di Citizen Science, però l'abbiamo fatto coinvolgendo tantissimi volontari e cittadini per riuscire a raccogliere questi dati. Per cui oggi la nostra conoscenza in termini di mani liter, quindi rifiuti dispersi in mare sulle spiagge, è eseguita grazie alle tantissime braccia che ogni anno si mettono lungo le spiagge, lungo le coste italiane, a raccogliere i dati e i numeri di questo fenomeno. Questa cosa è stata talmente significativa che siamo stati i primi a pubblicare i dati sull'Italia, che l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha usato i dati della nostra associazione per mappare le plastiche del Mediterraneo. Addirittura siamo stati riconosciuti, insomma, a livello internazionale da tante parti, e siamo arrivati addirittura fino al Palazzo di Vetro all'ONU a presentarle anche come esperienza più importante del Mediterraneo per raccontare il significato. Però l'altra valenza forte di questa campagna è che noi siamo partiti da una campagna di volontariato, quindi dalla pulizia delle spiagge al monitoraggio dei rifiuti.
siamo passati a mettere insieme i dati, a farla su tutto il Mediterraneo, neanche con i paesi del Nord Africa e degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Abbiamo trasformato questi dati in vertenza, per cui siamo arrivati anche per approvare leggi importanti come quella su cui mettono a bando i cotton fioc, le microplastiche nei cosmetici, e siamo stati i primi anche a livello europeo a fare questo tipo di leggi, e quindi era perfetta sinergia tra le tante esperienze messe in campo da un'associazione. E l'altra cosa importante è che noi di fatto, come dire, dopo 40 anni di storia si pensava che avessimo fatto tutto, l'abbiamo sentito anche stasera, le battaglie sul nucleare, la goletta verde, il treno verde, insomma, diciamo, avessimo veramente coperto già tutto quanto il panorama. Invece la continua capacità anche dell'associazione di rinnovarsi è dimostrata ancora una volta, siamo stati in grado anche di affrontare nuove campagne. E di tutto questo fare per chiudere, vado veramente a chiudere l'intervento, anche un ringraziamento particolare ai circoli, perché poi se non fosse stato per l'entusiasmo dei tantissimi circoli che ogni giorno sono messi a monitorare le plastiche sulle spiagge, tutta questa operazione sarebbe stata impossibile. E i circoli, un po' li voglio ricordare in questa storia d'Italia dal punto di vista dell'ambiente, perché sono un po' la spina dorsale della nostra associazione, sono le antenne del territorio, ma sono anche gli operatori del cambiamento vero sul territorio. Forse la nostra peculiarità più importante, che è anche il nostro aspetto, a volte più difficile da tenere insieme, ma anche più gradevole, che ci dà questa spinta e questa forza continua. E quindi, insomma, questo, diciamo, è un pensiero che deve andare a loro innanzitutto. E l'altra cosa che volevo citare alla fine è questa spilletta che sto portando anche stasera, che è la rievoluzione, che è il termine con cui abbiamo lanciato la campagna di serramento 2020, ed è lo slogan anche di questi 40 anni, perché la Lega Ambiente è in continua rievoluzione, ovvero è in grado di leggere il futuro nel presente, è in grado di cambiarlo e di avere la forza di mobilitarsi oggi, perché siamo convinti che è possibile renderlo sempre migliore. Assolutamente, infatti stanno arrivando tantissimi messaggi dai circoli che dimostrano il loro affetto nei confronti dell'associazione e l'importanza che anche dal punto di vista della scuola di vita che ha avuto Lega Ambiente. Cito Franco d'Aprile, per esempio, ma in tantissimi ti stanno scrivendo e stanno scrivendo in generale. Grazie Giorgio. Adesso, in conclusione, siete stati tutti bravissimi, veramente avete tenuto i tempi, siamo stati nei tempi, e vi andrei quindi a concludere con Stefano Ciafani per cercare di capire innanzitutto come si è sentito in quel palazzo. Abbiamo visto l'immagine, eri tu, se non erro, nel palazzo di vetro dell'ONU. Come ti sei sentito? Eccola qua, la rivediamo. Guarda, quella è stata la cosa più incredibile che ho fatto in questi 22 anni di associazione. Eravamo alla prima conferenza mondiale dell'ONU sugli oceani, eravamo andati con Giorgio Zampetti e Serena Carpentieri, loro erano uno responsabile scientifico, l'altro la responsabile campagne, e siamo andati per portare la nostra esperienza sul Mediterraneo e sui mari italiani. Ed è stata una cosa incredibile, diciamo, salire su quel palco, raccontare l'associazione, le attività dell'associazione, 30 anni di citizen science in 3 minuti, perché c'erano 180 secondi per intervenire, è stata un esercizio incredibile, perché non c'era il tempo di emozionarsi, Tessa, come puoi immaginare, anche se stavamo in un luogo, cioè, diciamo, Lega Ambiente è salita in un luogo incredibile. Qualche giorno fa, scherzando, dicevo, oltre quel palco c'è la finestra di Piazza San Pietro, dove si affaccia il Papa, per certi versi. Nei giorni precedenti, ovviamente, avevo pensato, quando eravamo a New York con gli altri, avevo pensato chi era salito a parlare su quel palco, perché parlò Che Guevara, ci ha parlato Papa Wojtyła, ha parlato Gorbaciov, ha parlato Barack Obama, insomma, hanno parlato, insomma, persone molto importanti, e ha parlato anche la Lega Ambiente. Non mi sono emozionato, guarda, mi sono più emozionato, infatti tanti me lo hanno detto, ma è così, ci si emoziona anche dopo 22 anni di esperienza, quando nello scorso novembre il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della prima edizione del premio al volontariato per la sezione ambiente, ha deciso, insieme a una giuria molto autorevole, di dare il premio alla Lega Ambiente. In quell'occasione mi sono abbastanza emozionato, e si è anche visto, eccola, e ecco, quel premio bello, perché sono due mani che intrecciano un cuore, che sta dietro la mia scrivania, è bello perché, insomma, a proposito delle cose che diceva Giorgio sui nostri dirigenti locali, quelli sono due mani che ho preso e che ho detto in quell'occasione,
che consegnavo, diciamo, virtualmente alle 200.000 mani dei nostri 100.000 soci e volontari del territorio, i dirigenti regionali, i dirigenti sul territorio, gli attivisti, i semplici soci e volontari, perché questa è la forza dell'associazione, questa è stata la forza dell'associazione che ci ha permesso di arrivare in questi luoghi straordinari, perché siamo una comunità che è fatta di dirigenti nazionali e di dirigenti che sul territorio mettono in campo lo slogan degli anni 70 e 80, pensare globalmente e agire localmente, e noi non potremmo mai agire localmente senza questa rete straordinaria di persone che fanno insieme a noi la Lega Ambiente ogni giorno. Pensa quanto è attuale ancora quello slogan, cioè è futurista ancora, veramente. È così, è stato uno slogan che devo dire che attraversa la storia dell'associazione, è un pezzo di DNA associativo e sotto questo punto di vista ed anche è molto faticoso. Ecco, quello è il libro del trentennale, esatto. Sì, è molto faticoso, Tessa, perché pensare globalmente, alcuni, diciamo, nel panorama associativo, anche ambientalista, tanti pensano globalmente, ma poi agire localmente con coerenza è un'altra storia, è un'altra storia. Questa è la grande fatica. E a proposito, ringrazio anche il giovanotti di Chicco Testa che ha detto prima, diciamo, non il cantante, ma il giovanotti riferito a noi, perché insomma, diciamo, l'associazione oggi, fare l'associazione oggi è diverso di farlo rispetto a 30 anni fa, non che prima fosse più semplice, è tutto cambiato, insomma, è continuare a fare le cose per bene a 40 anni dalla nascita dell'associazione, diciamo, seguendo, e ringrazio ovviamente tutti i presidenti, i direttori, i segretari generali che si sono succeduti stasera, che hanno tutti dato disponibilità, perché non è stato semplice metterli tutti insieme, ma li abbiamo beccati e veramente li ringrazio di cuore. E insomma, è quel pezzo di comunità associativa che permette di fare questo lavoro straordinario. Infatti, come hai sottolineato giustamente tu, e in tanti ti stanno ringraziando, la forza della Lega Ambiente è la forza dei suoi soci, semplici soci, la forza dei suoi volontari, dei suoi attivisti, di tutte le persone, veramente una grandissima famiglia accomunata da dei valori e da una visione di società. Ritornando al libro che sono andata a recuperare per quello che ero scomparsa, Ricomincio da 30, un libro dove tra l'altro c'è anche un mio contributo. Oggi siamo qua insieme a festeggiare i 40 anni, fra 10 anni, Stefano, ci rivediamo, moderò io in qualche modo, spero, de visu, i 50 anni di Lega Ambiente. Cosa diremo del 2020-2030? Allora, stasera presentiamo il libro dei 40 anni, che ha presentato Enrico Fontana. Ricordo a tutti che è disponibile online con un piccolo contributo di 5 euro, si può scaricare la versione digitale del libro, lo si scarica stasera, lo si legge nel fine settimana e destiniamo i proventi di queste donazioni alla nostra campagna Tartalove, quella che ci permette di salvare, ad esempio, nel centro recupero Tartaruga di Manfredonia, in provincia di Foggia, 150 esemplari all'anno, uno ogni 3 giorni. È il centro di recupero tartarughe che fa i numeri più importanti a livello mediterraneo. Ecco, la vendita di cui, diciamo, il contributo che verrà dato per scaricare il libro verrà, servirà per finanziare queste attività. Fra 10 anni, Tessa, quando lo faremo di persona, come avremmo voluto fare anche in questi giorni, ma non c'è stato possibile, presenteremo il libro dei 50 anni e ne avremo tante altre di cose, lo farà il presidente del 2030, lo racconterà il presidente del 2030, ma io penso che in quel libro noi saremo in grado di raccontare come siamo riusciti a far azzerare i sussidi alle fonti fossili. 5-6 anni fa il ministro dello sviluppo economico Zanonato ci prendeva in giro, che diceva che i sussidi non esistevano, li chiamava i fantasussidi. Oggi il Ministero dell'Ambiente censisce i sussidi ambientalmente dannosi sulla base di dossier che noi abbiamo iniziato a fare qualche anno fa. Ecco, 19 miliardi di euro dati alle fonti fossili che fra 10 anni, con il nostro lavoro, con le alleanze universali, riusciremo a far azzerare. Racconteremo della legge che darà ai prefetti la competenza per abbattere gli mostri di cemento, racconteremo anche questa, parleremo della riconversione ecologica dell'economia e potremo raccontare delle tante bioraffinerie che produrranno biocarburanti a chilometri zero senza deforestare altri continenti come succede con l'olio di palma, le acciaierie che saranno decarbonizzate,
gli impianti di chimica che continueranno a produrre prodotti chimici da fonti rinnovabili in più dal petrolio, parleremo di città elettrificate, parleremo di quante, di quanto saranno diffuse i sistemi di mobilità a emissioni zero, parleremo di un paesaggio nuovo, e mi fermo perché sennò anticipo il libro dei 50 anni che non vale la pena, e parleremo anche del nuovo paesaggio italiano, perché fra 10 anni noi oggi raccontiamo l'Italia con le cupole delle chiese, dei duomi che sono stati costruiti nei secoli scorsi, fra 10 anni noi potremmo raccontare di un paese che è cambiato grazie anche alle cupole degli impianti di digestione anaerobica che permettono di produrre biometano, biogas e compost, che sono quegli impianti che permettono di trattare l'organico, i fanghi di depurazione, gli scarti agroalimentari, i sottoprodotti dell'agroalimentare italiano. Racconteremo di un paesaggio italiano che sarà cambiato grazie alle paleoliche che saranno sui crinali, saranno sulle coste italiane, tireremo via l'acciaio delle piattaforme petrolifere e ci sarà l'acciaio delle pale eoliche che permetteranno di produrre energia elettrica dal vento anche dal mare, insomma, ma non ve lo anticipo, no, perché altrimenti devo dirti che non vedo l'ora sia il 2030 sinceramente perché mi sembra una società decisamente migliore di quella di oggi, è la società per la quale tutti noi ci combattiamo e ci impegniamo costantemente. In conclusione, caro Stefano, visto che sei il presidente Rock, cosa mi canti? No, non canto niente, diciamo, allora noi abbiamo già fatto, perché in occasione, mi riferisco a te Tessa, non solo a noi di Lega Ambiente, perché quando con Elio e le Storie Tese, l'ultima canzone che hanno cantato prima di sciogliersi, hanno fatto questa canzone bellissima, canzone circolare, per raccontare l'economia circolare in maniera divulgativa, la prima versione l'hanno fatta loro. La seconda l'abbiamo suonata noi, eravamo io alla chitarra e alla voce, Giorgio Zampetti al basso, con un gruppo di musicisti molto bravi, e poi abbiamo chiesto agli altri di continuare a cantare queste canzoni, e tra le canzoni circolari che sono state, che sono girate anche nel nostro sito e che abbiamo messo all'interno del nostro sito, c'è anche la tua versione, quindi insomma, dopodiché non canto nulla, però, faccio una citazione musicale, perché i prossimi 10 anni saranno 10 anni fondamentali. Se noi al 2050, al 2040 vedremo un pianeta diverso, questo avverrà se si metterà sui giusti binari il pianeta nei prossimi 10 anni. Questo dovremo farlo anche in Italia, e questo dipenderà anche dalla nostra associazione. C'è una canzone degli U2 che si intitola Walk On, che è stata pubblicata nel 2000, che è una canzone che loro hanno scritto per permettere la liberazione di San Suu Kyi, che allora era la leader dell'opposizione birmana che il regime del Myanmar teneva prigioniera. Poi, insomma, ha avuto, come dire, una carriera politica che l'ha portata ai vertici di quel paese, insomma, e tutte le storie che sappiamo degli ultimi anni. Ma la loro canzone è una canzone rock che parla di liberazione e che parla anche di diritti umani, ma parla di liberazione di un paese. Ecco, insomma, questa è una canzone che, grazie al lavoro che l'associazione continuerà a fare, permetterà nei prossimi 10 anni di dare un contributo importante per liberarci dalle fossili, per liberarci dalle ecomafie, per liberarci dall'inquinamento, per liberarci dalle ingiustizie e dalle disuguaglianze. Ecco, questo è un lavoro che sarà importante fare con tanti altri, ma senza la Lega Ambiente, senza la migliore Lega Ambiente, tutto questo non avverrà. E quindi, insomma, quello che posso augurare alla nostra associazione è di continuare a camminare, come dice appunto la canzone degli U2, perché insomma ci sarà tanta strada da fare, ma insomma il lavoro e la fatica noi non la sentiamo, dormiamo anche poco, ma insomma il lavoro alla fine premia quello che l'associazione ha fatto, lo dimostriamo in questo libro, insomma, e lo racconteremo anche fra 10 anni insieme. Assolutamente, questo più che un lavoro è uno stile di vita, una passione, una missione che stanca ma dà molto più di quello che toglie a livello fisico e di tempo. Grazie Stefano, grazie a tutti quanti, soprattutto alle persone che ci hanno seguito, che mi auguro e direi di sì dai messaggi hanno apprezzato molto questa iniziativa per stare un po' insieme. Adesso posso dire una cosa? Certo. Io devo ringraziare te perché ti ho chiamato. Questa serata l'abbiamo organizzata in fretta e furia in una settimana. Quando abbiamo pensato a questo evento con
come dire, con il pantheon vivente dell'associazione, tutti, a partire da noi, diciamo, il gota dell'ambientalismo degli anni, ho pensato, ci sono, come dire, poche persone che sono in grado di moderare con i tempi giusti e anche con la conoscenza giusta, perché tu conosci la nostra associazione da 20 anni, ci hai accompagnato in 20 anni del tuo lavoro e l'abbiamo fatto insieme. E ti ringrazio veramente per la disponibilità che hai dimostrato, per la professionalità e per il lavoro che, insomma, per il grande contributo che non solo questa sera, ma che dai con il tuo lavoro quotidianamente per sostenere le battaglie dell'ambiente e in parte grazie. Anche quelle di Legambiente. Assolutamente, è il minimo che io possa fare. Quando volete, quando avete bisogno, io ci sono sempre al vostro fianco. Ancora grazie Stefano, grazie a tutti quanti per essere stati insieme a noi. Ci vediamo comunque prima del 2030, sicuramente. Buona serata, ciao. Ciao a tutti, grazie Tessa.